Molti di voi avranno sentito parlare di amore e psiche. Sicuramente avranno visto, se non altro, la fotografia della famosa statua del Canova che si trova al Louvre. Il mito di amore e psiche è un mito molto poetico, ma con una profonda saggezza interna come sé. La storia è questa. C'è una fanciulla di nome Psiche. Psiche vuol dire anima, vuol dire mente, che è di una bellezza unica e irripetibile. Afrodite, la dea dell'amore, diventa gelosissima del fatto di questa fanciulla di bellezza straordinaria e quindi comincia a scatenare disastri in mani su questa città greca dove vive Psiche, al punto che i cittadini disperati decidono di ucciderla, di sacrificarla in modo tale che la divinità si placa. Ma mentre di notte, piangendo disperata, Psiche attende la sua sorte su una collina dove l'hanno portata, dal cielo scende Eros, amore, Dio dell'amore, perché la vuole salvare. E quando la vede così bella, eccetera, se ne innamora. Quindi porta via la ragazza nel suo palazzo, quello lì, e passa tante notti d'amore e di passione con lei. Però tutto ciò deve avvenire al buio e gli dice di non guardare mai il suo volto, perché se no sarebbe ritornata sulla terra con tutto quello che poteva succederle. La ragazza promette al suo amante di non vedere mai il suo volto. Una notte, incuriosita più delle altre volte, è vicino una candela al volto di Eros, solo che inavvertitamente una goccia di cera cade dalla candela sul volto, lo sveglia, e quindi Eros scompare e lei viene riportata brutalmente sulla terra. A questo punto però non solo si ritrova senza il suo amato, ma addirittura le sue sorelle nel frattempo stavano tramando contro di lei per poter prendere il suo posto nel letto di Eros. E quindi fanno di tutto per ucciderla. E a questo punto sarà Afrodite, che da prima aveva temuto la sua morte, che intenerita da tutta questa storia l'aiuterà, le farà superare 4 dure prove, ma alla fine la farà riunire a Eros, all'amore. Questa è la storia come ci viene narrata. Che cosa ci vuole dire? Intanto cominciamo già col discorso del nome della fanciulla, Psiche. Psiche, in greco, ovviamente, è il principio vitale che tradizionalmente era connessa col respiro. E quindi corrisponde più o meno al concetto di anima o comunque di spirito vitale, mettiamolo così.
mentre noi nei termini della psicologia moderna intendiamo il complesso dei fenomeni mentali, no? La psiche, il complesso di tutto ciò che avviene nella nostra mente. Quindi psiche è sia sinonimo di anima, di spirito. Se vorremmo qualcosa di simile con Ruah ebraico, no? Che sia spirito che respiro. E nello stesso tempo anche sinonimo di mente, quindi di percorso di pensiero, di elaborazione. Questo aspetto, diciamo, di puro pensiero astratto, non per niente, psiche è di una bellezza stratosferica, unica e irripetibile. Non è una bellezza normale. Ha bisogno per realizzare se stessa di connettersi con l'emotività. L'emotività è eros, è l'amore, la passione. Il mistero. Non per niente Eros dice a Psiche non guardare in alcun modo il mio volto, cioè non cercare di capirmi. La tentazione della psiche, sia essa intesa come mente, ma anche come anima, spesso è quella di voler comprendere, decodificare il mistero. Ma il mistero deve rimanere mistero, può essere contemplato, ma non può essere in alcun modo compreso. Il grande errore di psiche è cercare di vedere il volto dell'amato, il volto dell'amore, cioè cercare di comprendere, di rendere visibile ciò che di per sé stesso è invisibile. Chi può dire che cos'è l'amore? Chi può mostrare il volto dell'amore? È un'emozione, un sentimento che è assolutamente misterioso, spesso incomprensibile, spesso difficilmente decodificabile. Ci sono infinite forme di amore, alcune sane, altre meno, altre proprio per nulla. E l'amore quindi è questa energia che sottostà a tutte queste manifestazioni. L'amore per un figlio, l'amore per il proprio cane, l'amore per il proprio partner, ma anche l'amore tossico, malato che porta fino a volte all'omicidio e così via. Tutte queste forme vengono chiamate amore. Del sesso parliamo dicendo fare l'amore, anche se la sessualità non può essere messa come sinonimo dell'amore. La sessualità è una parte dell'amore, ma non è tutto l'amore. Ci sono tante forme di amore che non comprendono la sessualità e sono pur sempre amore. Quindi l'amore è un mistero e come ogni mistero deve rimanere tale, non può essere svelato, non può essere compreso. La psiche, la mente, l'anima, deve rimanere in contemplazione del mistero, ma non deve in alcun modo forzare per comprendere, per vedere, per andare oltre la soglia del mistero. Se lo fa, ovviamente perde questa magica unione e per ritrovarla dovrà sopportare delle prove molto dure per dimostrare che ha compreso qual è l'insegnamento e solo allora potrà ritrovare. E l'unione fra psiche e amore, psiche e eros, fra il mistero e ciò che è la capacità di comprensione, se vogliamo, è
l'esperienza mistica nella sua essenza. Quando la psiche, cioè la nostra mente, quando la nostra anima, tra virgolette, quando la nostra tensione vitale si apre al mistero, al completamente altro, ciò che è incomprensibile, e si lascia andare all'unione di questo mistero, abbiamo quella che Maggio chiamava la peak experience, o se vogliamo l'esperienza mistica, abbiamo un superamento del nostro modo di percepire la realtà, e quindi accediamo a un livello più elevato di percezione, a un livello più elevato di essere. Questo è il punto che dobbiamo comprendere da questo mito. Quello che ci viene detto è che dobbiamo imparare a lasciare andare, lasciare essere. Dobbiamo renderci conto che buona parte della vita ci rimane e rimarrà sempre incomprensibile, che c'è tutta una sfera emozionale che è pur essenziale alla nostra vita, e spirituale anche, che è un mistero e tale rimarrà. Possiamo contemplare il mistero, non possiamo comprendere. Il mistico è colui che sa rimanere sulle soglie del mistero senza cercare di forzarlo e godendo di questa unione con esso. Psiche può accoppiarsi ogni notte con Eros, quindi può avere un'esperienza profonda di unità col mistero solo se non vuole forzare e non vuole cercare di comprenderlo. Nel momento stesso in cui noi mettiamo in campo il desiderio di capire, comprendere, uccidiamo l'amore, uccidiamo il mistero, lo trasformiamo in una nostra interpretazione che è limitata e limitante. Ma se noi pensiamo anche nella nostra esperienza più comune, quotidiana, lasciando stare per un attimo i grandi slanci mistici, banalmente, nel momento stesso in cui noi cerchiamo di razionalizzare il nostro rapporto d'amore con il nostro figlio, con il nostro amico, con la nostra partner o chi vogliamo, in quel preciso momento rendiamo sterile quel rapporto, perché ciò che ci attira nell'altro è il mistero. Ma quando io comincio a dire, ecco, io amo X perché ha gli occhi azzurri, perché mi fa ridere, perché riusciamo a fare discorsi così profondi, perché mi muove un senso di compassione, di tenerezza, quello che volete. Nel momento stesso in cui noi diamo una razionalizzazione a quella pulsione, a quella tensione che abbiamo, l'abbiamo già banalizzata e l'abbiamo sterilita. Fin tanto che invece noi sentiamo questa tensione, questo slancio verso il mistero dell'altro, che rimane per noi assolutamente inconoscibile, ecco, non c'è problema. Ci siamo. Siamo nell'amore, siamo in unione col mistero. Quindi rileggere questo mito vuol dire riflettere sulla nostra capacità di lasciare da parte il nostro meccanismo psichico che tende sempre a voglio capire, vorrei capire, vorrei decodificare cosa mi sta succedendo, eccetera. E invece imparare a lasciare andare, ad accogliere il fiume della vita, lasciarsi andare alla corrente e permettere che la corrente ci porti dove ritiene meglio, che è lo stesso che
i grandi santi, i grandi mistici, per esempio, cristiani, dicono abbandonarsi alla volontà di Dio. È la stessa cosa, detto in altri termini. Lasciare che la vita ci guidi, che la vita trovi la strada. Non siamo noi che dobbiamo trovare la strada, è la vita che trova la strada per noi. Se ci lasciamo andare, non vogliamo mettere la candela davanti al volto di Eros, se non vogliamo entrare, forzare le porte del mistero, la vita trova la strada. E la corrente della vita ci porta sicuramente in qualche porto tranquillo, ci spinge verso la realizzazione del nostro essere. Come sempre, i miti antichi sono estremamente moderni perché contengono una profonda saggezza e ci indicano in modo diretto e preciso la via da seguire.